detto schieramente. Non dico niente, uomo telefonato. Ci sono uomini. Qual è? Domande che questa. Il CONI, forse la proprietà più importante di Stadio Olimpico in queste settimane, in questi mesi, è stato oggetto di varie partite, discussioni, è stato attraversato un po' tutto il parlare dei nuovi stadi dell'Europa. Che fine farà lo Stadio Olimpico? Nel prossimo quadriennio dobbiamo aspettare la novità, sarà un sportivo, prima domanda. Seconda domanda, lei si trova di fronte al quadriennio che è il primo grande, importante impegno organizzazione della scuola. E su questo, insomma, le cose stanno succedendo, diciamo, con qualche problema, diciamo, nel c'è di mezzo anche un intervento, seppure militare, la magistratura, comunque c'è un problema di tempo da rispettare. Su questo, lei sfida completamente, diciamo, che è stato messo in campo, qual è il cuore della regione del Cronio, che sappiamo che anche peraltro proprietario di una parte degli impianti che saranno utilizzati. Allora, partiamo dalla seconda domanda. Per quanto riguarda l'evento di fido ciecamente del comitato organizzatore, del presidente Malagò, stanno facendo un grande lavoro, non è un lavoro facile, sapete che organizzare un mondiale è difficilissimo, tanto più una disciplina così importante e popolare che come vengono tantissime nazioni. Tutto quello che il CONI può fare di supporto lo farà, quello che ha fatto lo sapete, metteremo a disposizione tutto quello che legittimamente nelle nostre possibilità può essere messa a disposizione come collaborazione da parte dei nostri dirigenti. Per cui io sono sereno sul fatto del comitato organizzatore di poter rinnovo. Per quanto riguarda la statistica, la domanda la potete fare a voi. Sono anni che si parla di future ipotesi. Quando ci saranno, vedremo. Oggi ci sono le squadre della Nova della Lazio, presumo quest'anno, quest'altro. Organizziamo dei concerti importantissimi che danno ai servizi un meritorio. Nel futuro tutto possibile, io sono contento che ci sia il Presidente Perenti, sono per la parte di modernizzazione, per cui oramai avete visto che la nostra linea di condotta è quella, aiutare le società. Adesso so che il sottosegretario Perenti si sta molto impegnando in questo, c'era la commissione, allora c'era Bancari che portava avanti il lavoro, c'è il Presidente Perenti. Laddove si possa andare avanti su questa linea, le società di calcio devono avere impianti di proprietà, devono patrimonializzare, ovviamente quando parlo di base parlo di altre cose professionistiche, tutto quello che possiamo fare attraverso il circuito sportivo, attraverso altre iniziative, non lo facciamo. Altre domande? Sì, papà. Presidente, allora, 24 voti al suo concorrente, però una composizione di giunta, insomma, mi sembra raffiguri perfettamente persone che le sono state molto vicine e che credo si siano anche espresse in maniera pubblica nei suoi confronti, cioè, come dire, esce con un governo persino rafforzato rispetto a quelle che poteva essere la giunta precedente, dove ci sono stati tutti quei silenzi di cui lei ha parlato, ma qui c'erano alcuni uomini che, come dire, sulla carta almeno sarebbero potuti essere in qualche modo un po' d'opposizione. Io ringrazio la giunta precedente, con la quale ho fatto un ottimo lavoro, solo adesso è venuto poi, forse di sissensi, ma certamente segreti, della giunta di oggi non posso che prenderne atto e fare i complimenti agli eletti. Sono persone che conosco da tanti anni, quindi è chiaro che io sia contento di una giunta e lavorare con una giunta di persone che conosco di federazioni che sono rappresentative sul territorio nazionale e internazionale. Sono contento che il segretario generale sia stato confermato, come i vicepresidenti, la Gabbia Pancata. Ritengo che sia una bella squadra, una squadra fatta di grossi personaggi, di grossi professionisti e i due atleti, uno confermato, l'altro una bella novità come dirigente e giunta, ma era una grande realtà dello sport italiano, di Giovanni Malagò, che viene parlando, che lo conosciamo bene, una grande esperienza dello sport, e Aressi rappresenta, l'ho detto prima in Consiglio nazionale, la federazione dello sport in base,
e Renato Ricotta, una federazione importante per il ciclismo, APE rappresenta lo sport più popolare del nostro paese, e quindi è chiaro che c'è la conferma di Margiotto, di Barbone, quindi è chiaro che è tutta una giunta. Antonio Rossi l'ha detto prima che è stato confermato, io ho dimenticato è di Otis, ma era così scontato, è di Otis, sapete che lo scontato. E poi c'è la novità del presidente del Centro Sportivo Italiano, che è un giovane che conoscevo già prima, rappresenta un ente di promozione di quelli storici, antichi, che hanno fatto un'attività su tutto il territorio, su dei numeri con dei numeri rilevanti, è chiaro che si è soddisfatto, però devo dire la verità, anche se entrava un'altra persona, era un'altra carriera, però questo è il fatto del compito, la volontà democratica è questo, e ne prendo atto con piacere.